Il nostro viaggio inizia da Caporetto, cittadina slovena che fu teatro della storica battaglia della Prima Guerra Mondiale fra gli eserciti austro-ungarico e italiano. Nei pressi del paese scorre il fiume Isonzo, che nasce a 1100 metri d'altitudine sulle Alpi Giulie, a ovest del Monte Tricorno, fiume che fece da scenario alle maggiori operazioni militari del conflitto 15-18. A Caporetto, nel Museo Storico, sono conservate molte testimonianze delle battaglie e in una sala troviamo un plastico che riproduce la zona del Monte Nevoso, anch'esso teatro del conflitto. Nell'attiguo paese di Tolmino, ecco un altro museo che conserva, fra l'altro, tutte le bandiere dei protagonisti della Prima Guerra Mondiale. Nelle vicinanze una chiesa sacrario a ricordo dei caduti. Qui riflettiamo sull'inutilità delle guerre che vedono il sacrificio di tante giovani vite umane. Chiudiamo questa pagina di storia e scendiamo a valle costeggiando l'Isonzo. Troviamo dei ragazzi con i loro kayak che si lasciano trasportare dalla corrente e ammiriamo i colori del fiume che, non a caso, viene soprannominato la bellezza di smeraldo. Eccoci ora arrivati nel caratteristico paesino di Canal, sempre in Slovenia, nella parte centrale della Valle dell'Isonzo. Il paesaggio è veramente unico. Un villaggio medievale con suggestive case e una chiesa del XII secolo. È unico nel suo genere e ha una ricca eredità culturale. Arrivati in Italia, sostiamo a Cividale, che, posta tra i fiumi Natisone e Iudrio, è stata fin dai tempi più remoti un centro storico e commerciale di grande importanza. Passeggiando per il suggestivo abitato, si respira l'aria dei secoli passati con le varie dominazioni dei Celti, dei Romani e dei Longobardi.
A 7 km da Cividale, a 618 metri a ridosso delle Alpi Giulie, il santuario di Castelmonte, il più antico del Friuli e uno dei più antichi di tutta la cristianità. Il santuario, posto al centro di un borgo fortificato con torri e possenti mura, è frequentata meta di pellegrinaggi non solo dalle genti friulane, ma anche dai fedeli di tutta Italia e dei paesi confinanti. La stagione primaverile sul Collio Goriziano è un'occasione per festeggiare la natura che si risveglia. Ne sono un esempio i danzerini di Lucinico. Nel cuore del Collio Goriziano, conosciuto in tutto il mondo per i suoi vini di eccellente qualità, a Capriva, sorge il Castello di Spessa. Le sue origini risalgono al XIII secolo ed è storia più recente quella del conte Luigi Torriani che accolse nella sua dimora nel 1773 Giacomo Casanova, celeberrimo scrittore e avventuriero. Lasciato il Collio nella pianura isontina Aquileia, colonia romana fin dal 181 a.C., distrutta da Attila, passata sotto il dominio della Serenissima e poi degli Asburgo. La basilica dell'XI secolo è il più antico edificio di culto cristiano dell'Italia nord-orientale. Attorno ad essa si trovano varie testimonianze della Grande Guerra. Da qui fu scelta la salma del milite ignoto, trasportata a Roma e deposta nell'altare della patria. Proseguendo, arriviamo al Sacrario Militare di Re di Puglia, un monumentale cimitero inaugurato nel 1938 che contiene le spoglie di 100.000 soldati italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Eccoci ora in prossimità della costa triestina, alle sorgenti del fiume Timavo, che nasce in Croazia dal Monte Nevoso e, dopo aver attraversato la Slovenia per 40 km in sotterranea, ricompare in superficie e sfocia in mare nei pressi di San Giovanni di Duino, in provincia di Trieste. Nelle sue vicinanze, sul Monte Sabotino, si sono svolti aspri combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale. A conclusione del nostro viaggio, dobbiamo meditare sull'importanza dei fiumi sia in tempo di guerra che in tempo di pace.
non inquinandoli e rispettandoli, capiremo ancor di più l'importanza che hanno avuto i fiumi nella storia.